Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati nel salotto dello sport di casa vostra. Sono giorni particolari, sono giorni in cui lo sport sta scaldando i motori per provare a ripartire in sicurezza con continuità già dal mese di gennaio di questo nuovo anno. Chiaramente tutto è legato all'evolversi della situazione epidemiologica, però sono giorni in cui noi ne approfittiamo per conoscere nuove realtà, nuove discipline, nuove associazioni sportive che con il loro impegno, con la loro passione e con i loro risultati stanno scrivendo pagine importanti dello sport di casa nostra e non solo. Questa sera avremo il piacere di avere qui con noi ospiti alcuni dei referenti del CSI Tese sul Brenta, una società che si occupa di atletica leggera, ma scopriremo il tutto nel corso di questa puntata. Intanto io presento il nostro ospite, che è Federico Fiorini, allenatore FIDAL, laureato in scienze motorie, chiaramente allenatore del CSI Tese sul Brenta. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Federico. Fra poco ti coinvolgeremo nel dibattito, perché dobbiamo capire un pochino anche cosa succede nel mondo dell'atletica, cosa state facendo, come vi state comportando al netto, insomma, di tutte le difficoltà che il mondo dello sport sta affrontando. Però prima inquadriamo un pochino la situazione e cerchiamo di capire bene che cos'è il CSI Tese sul Brenta, insieme alla presidente Susanna Tollio, che ci ha preparato questo contributo. Vediamo insieme. Il CSI Tese sul Brenta è una società sportiva che è attiva nel nostro territorio fin dai primi degli anni 70. Si compone di una squadra di pallavolo femminile under 20 che partecipa al campionato provinciale e regionale di categoria, di un cosiddetto centro Olimpia, che è poi lo spazio dedicato ai più piccoli che hanno voglia di avvicinarsi allo sport giocando, e di un gruppo di atletica leggera. Il gruppo di atletica leggera è la parte più corposa della nostra società, conta quasi 100 atleti a partire dalla classe quarta della scuola primaria, che abbiano voglia di cimentarsi in gare di corsa campestre o di gare su pista, con l'obiettivo di migliorare se stessi, superare i propri limiti, sempre però rispettando l'avversario. Gli allenamenti si svolgono 3 volte alla settimana negli impianti sportivi messici a disposizione dell'amministrazione comunale, in particolare nel campo sportivo di Tese sul Brenta. Per quanto riguarda i traguardi sportivi, nel corso della storia del CSI Tese sul Brenta, il gruppo di atletica ne ha raggiunti davvero tanti. Negli ultimi anni ci distinguiamo soprattutto sulle gare su pista, dove stanno emergendo anche talenti di interesse nazionale. L'ultimo evento a cui abbiamo partecipato prima della chiusura per Covid-19 è stato il 22esimo campionato italiano CSI, che si è svolto a Pescara nel 2019 e che ci ha regalato 8 ori, un argento e un bronzo, e ben 3 record nazionali sempre nell'ambito del CSI, e più nello specifico nel salto in lungo, nei 200 metri piani e nella 4x100, tutti nella categoria allieve femminili. I nostri allenatori Luigi Basso e Antonio Bordignon, che sono gli allenatori storici, sono affiancati anche da Fausto Cuccarollo, Piero Bon Michele, Pellanda Marco e Adele Trento. Nell'ultimo anno si sono aggiunti a noi 2 tecnici federali molto preparati, Federico Fiorini e Alberto Lazzaro, che hanno portato una ventata di qualità alla nostra società, e tutti insieme cercheremo di raggiungere altri traguardi, altri obiettivi. E proprio per parlare di questi futuri obiettivi passerei la parola proprio a Federico e ad Alberto. Ringraziamo la presidente. Alberto lo avremo ospite in una delle prossime serate. Federico, eccoci a noi, quindi torniamo
Torniamo in studio, abbiamo capito, abbiamo avuto questa infarinatura generale di che cos'è, di cosa si occupa, dei importanti risultati raggiunti dal CSI Tese sul Brenta. Intanto raccontaci un pochino le tue emozioni, sei arrivato da poco in un anno non facilissimo. Sì, allora, buonasera a tutti intanto. Sì, sono arrivato qui un anno e mezzo fa, grosso modo, a Tezze, e mi è stata presentata l'attività che veniva svolta in campo, come era organizzata, la gestione del gruppo. Si trattava di un gruppo molto eterogeneo, molto numeroso e con anche diversi, diciamo, elementi qualitativamente elevati. Quello che è stato fatto, che ho cercato di fare anche con l'apporto degli allenatori storici e con influenze che mi derivano dalla FIDAL, dalla Federazione, da altri tecnici di Vicenza, è stato quello di estrapolare da questo gruppo le 5, 6, 10 persone, diciamo, qualitativamente più elevate o che si distinguevano per caratteristiche diverse rispetto agli altri. E su queste abbiamo fatto un lavoro, un percorso diverso, parallelo ma diverso rispetto alle attività del gruppo generale. La sorpresa è stata che nel giro di poco tempo abbiamo scoperto due saltatrici in lungo molto forti, Giulia Caragnato e Arianna Battistella. Quest'ultima è riuscita ad arrivare anche prima che della chiusura per il lockdown per il Covid, è riuscita ad arrivare anche alla prima maglia azzurra per questa società che ha vestito a Minsk ai primi di marzo in una rappresentativa nazionale nella quale si è ben comportata nel salto in lungo. Federico, ecco, quindi la situazione è molto buona, ecco. Federico, raccontaci dall'alto, insomma, della tua esperienza, della tua preparazione, anche se sei molto giovane, come è stato allenarsi in questa stagione, quando è stato possibile farlo, insomma, come l'emergenza Covid, il rispetto dei protocolli, insomma, tutti gli ostacoli che si sono interposti fra l'attività sportiva e, insomma, la vita quotidiana hanno reso complicato ma anche possibile continuare a fare sport. Allora, diciamo, questi mesi sono stati sì molto complicati anche per immaginare una programmazione degli allenamenti che erano completamente differenti, completamente diverse rispetto a quelli canonici. La prima cosa che è stata fatta è capire gli spazi a disposizione degli atleti e la capacità personale di mettersi in gioco giorno per giorno nel andare ad allenamento nella camera di casa o nel giardino o sulle scalinate, quindi allenamenti veramente strani. E in questo sicuramente la laurea in scienze motorie sta un punto di forza, perché la fantasia di esercizi, la fantasia di organizzazione e di attività che abbiamo messo in piedi in questi sei mesi è stata particolarmente elevata. C'è da dire anche che abbiamo avuto la fortuna che le due atlete di alto profilo hanno potuto riprendere gli allenamenti già dal mese di giugno, fine maggio, quindi abbiamo potuto sicuramente beneficiare di questo aspetto rispetto ad altri. Comunque le ragazze si sono dimostrate molto molto volenterose e molto determinate, e i risultati poi durante la stagione outdoor si sono visti, insomma, durante le gare dei mesi di agosto, settembre. E Arianna tra l'altro ha partecipato al campionato italiano assoluto, è arrivata tra le prime 10, Giulia si è ben comportata in quello di categoria, quindi i mesi dedicati all'attività singola e nella quale dovevano loro automotivarsi hanno dato i loro frutti, insomma, quindi l'allenatore è sempre contento in questi casi. Assolutamente, beh, non può essere altrimenti. Un sorriso poi oltretutto in questo periodo sicuramente è un, tra virgolette, vaccino che fa bene all'anima, allo spirito, soprattutto di chi fa sport, di chi ci mette passione, impegno, sacrificio e sudore. Federico, però toglici una curiosità, insomma, in queste discipline con queste caratteristiche, quanto è importante anche riuscire, oltre a mantenere un livello fisico di preparazione ottimale, riuscire anche a lavorare sulla psicologia, sulla mente, sulla serenità degli atleti?
Allora, faccio una piccolissima premessa. Io come atleta sono stato e sono ancora un decatleta, quindi proveniente dalle prove multiple, una specialità difficile e molto variegata, che prevede la preparazione su 10 discipline diverse. Quindi in questo caso l'aspetto psicologico, l'aspetto di, diciamo, mentale nel dover suddividersi in 10 pezzi come atleta è importantissimo. Io questo lo metto sempre nel mio lavoro, nell'allenamento. Faccio capire ai ragazzi che divertendosi, quindi mettendo in primo luogo il divertimento, in questo modo riescono a ottenere risultati molto maggiori, quindi molto più elevati rispetto a un impegno troppo serioso, troppo spinto verso la performance, perché appunto rende tranquilli nei confronti dell'allenamento e della performance. E appunto anche le ragazze le faccio provare diverse specialità proprio per renderle più elastiche e nelle risposte agli allenamenti e alle attività proposte. E quindi questo, insomma, sicuramente fa sì che non ci sia un'elevata tensione durante gli allenamenti o in avvicinamento alle gare, e quindi le renda più, diciamo, permetta loro di raccogliere più risultati in un modo più, sicuramente più tranquillo, più rilassato. Parlando di preparazione fisica, Federico, in altre discipline noi spesso parliamo di calcio, approfondiamo, insomma, tematiche legate agli sport di squadra. È emerso che, insomma, tante discipline, tante società hanno avuto problemi legati agli infortuni proprio per la preparazione fisica così particolare, così frammentata che c'è stata in questa stagione. Per quello che riguarda l'atletica, invece, capitolo infortuni e tenuta fisica. Allora, diciamo che al momento, toccando ferro, non abbiamo avuto lo stato di infortunio e grave, insomma, sì, qualche piccola ciacca, ma niente di che. La mia filosofia di allenamento, ed è quello che ho cercato di trasmettere anche lì a Tezze, è che prima del risultato deve venire la salute dell'atleta, perché tutti quanti i grandi studi a livello scientifico e comunque a livello mondiale nelle grandi società, più un atleta è costruito correttamente, più di conseguenza non si infortunerà, e di conseguenza nel circolo vizioso aumenterà la sua performance. Avere un atleta che va fortissimo per pochi mesi l'anno e poi lo si pompa talmente tanto che si rischia di romperlo è controproducente, perché il processo di miglioramento, soprattutto in uno sport come l'atletica, che ha il picco di forma intorno ai 28, 29, 30 anni, è importante che l'atleta sia sano e che rimanga sano. Per cui tutta la costruzione degli allenamenti si basano prima sugli aspetti di salute fisica, quindi di sistemazione problematiche posturali, fisiche, acciacchi, e poi sulla fase di potenziamento. Ecco, questo sicuramente per certi versi può rallentare alcuni aspetti della performance, ma sicuramente mette al riparo da qualsiasi tipo di rallentamento dovuto a infortunio. In altri sport nei quali ho anche lavorato, come calcio, basket, pallavolo, anche in Serie A, e vedo la difficoltà di questo, di ragionare in questo modo, quindi del produrre un'attività di preparazione fisica che duri 12 mesi, non solo magari 9-10 per i quali c'è la stagione, e poi appunto nei 2 mesi, 3 mesi che restano vuoti, inevitabilmente il fisico decade e poi non può più riprendere nello stesso modo iniziale. Quindi sicuramente sport di squadra hanno questa problematica legata al fatto che durante i mesi estivi c'è un allenamento che scompare completamente. Questo si è visto anche durante il Covid, ha diminuito i livelli di allenamento dei ragazzi, li ha resi più spezzettati, e quindi certe cose che prima facevano naturalmente adesso non fanno più. Ultima cosa, se posso aggiungere, io insegno a scuola, quindi sono insegnante a scuola, alle medie, quindi alla secondaria di primo grado, e il livello di sedentarismo dei nostri ragazzi è preoccupante. Più del 60% non pratica sport, o se lo pratica una o due volte a settimana. Quindi anche questo favorisce poi, nel momento in cui praticano un'attività sportiva, l'insorgere di infortuni che magari non venivano. Assolutamente. Beh, una considerazione più che giusta, poi insomma con massima cognizione di causa, visto che tu la vivi e la percepisci in prima persona. Io ringrazio Federico Fiorini per essere stato in nostra compagnia questa sera. Noi continueremo il viaggio all'interno del mondo del CSI Tezze sul Brenta nei prossimi giorni, invitando qui in studio Alberto Lazzaro, che è un altro allenatore della società. Non mi resta che ringraziare per la disponibilità la presidente Susanna Tollio, ringraziare di nuovo il nostro ospite,
ospite, la tecnologia ci aiuta, insomma, in questi giorni in cui incontrarsi è un po' difficile. E grazie a tutti voi che sempre più numerosi ci seguite ogni sera. Grazie alla regia di Alessandro Costacurta. L'appuntamento è a domani.